Ciao amici, oggi con queste due palle voglio cercare di spiegarvi perché sono d'accordo con DJI nell'aver scelto questo tipo di antenne per il suo drone DJI Mini 3. Intanto mandiamo il drone ad una distanza consentita, quindi massimo un centinaio di metri. E come lo teniamo? Noi il radiocomando lo teniamo più o meno in questa posizione, no? Guardate questo angolo, ok? Benissimo, adesso vediamo un attimo come sono state le antenne dei vari radiocomandi. Le prime antenne sono state quelle a polarizzazione verticale, anzi, erano delle antenne a tutti gli effetti che avevano una polarizzazione di questo tipo, perché c'era lo stilo centrale che stava qui al centro e quindi la polarizzazione era tutta intorno. Se qui c'era l'operatore, ovviamente una parte se la prendeva anche l'operatore. Anche il drone aveva queste antenne, o ha tuttora antenne a polarizzazione verticale. Ecco, questa è la zampetta, quindi immaginate in questo modo, e quindi era tutto intorno e verso il basso, ok? Quindi in questo modo il drone e il radiocomando si riuscivano tranquillamente a parlare. Dov'era però il problema? Il problema è che il segnale deve essere preciso, non si deve mai disconnettere, e purtroppo la radiofrequenza che veniva utilizzata dal radiocomando e dal drone, una parte in realtà non serviva assolutamente a niente, perché quella veramente utile era quella che si trovava da questo lato e da questo lato. Tutta quella posteriore o ai lati era praticamente inutilizzata, a meno se il drone non cominciava a girare intorno, ma quella dietro era assolutamente inutile. Ma così come la radiofrequenza era inutilizzata, quindi quella potenza emessa dai due trasmettitori era inutilizzata, in realtà ci potevano entrare benissimo dei disturbi, perché l'antenna beccava disturbi da tutte le parti. Allora la DJI ha detto: cerchiamo di modificare l'antenna del nostro radiocomando. E quindi con l'RCN1 la DJI che cosa ha deciso di fare? Ha deciso di schiacciare il lobo di radiazione e di renderlo, eccolo, in questo modo, guardate, ha cercato di stringerlo in modo da non avere più problemi da questo lato e da questo lato, e di concentrare il fascio solo dal lato del drone. Eccolo qua, questo è il fascio, questo è il drone, e lui significava però che è vero che il drone poteva volare in alto, in basso, ma l'operatore doveva dirigersi con molta molta attenzione, perché quando il drone era da queste parti il fascio era stretto, e quindi il rischio di non ricevere i comandi del radiocomando, o il radiocomando di non ricevere il drone, era altissimo, perché il drone si trova in alto e riceve molti disturbi, perché è come avere un'antenna a 100 metri, a 50-70 metri di altezza. Il radiocomando è vero che non riceveva i disturbi, ma alla fine il risultato poco importava, c'è sempre disturbo c'era. Allora ad un certo punto DJI ha detto: io che devo fare? Devo risparmiare sul peso, e quindi gli tolgo ste cavolo di zampette, no? Che altro posso fare? Devo cercare comunque di ottimizzare. Le zampette non mi permettono più di avere una polarizzazione così bella circolare, no? Il radiocomando sarebbe questo qui, va bene, finché uso l'RCN1 in teoria non cambia nulla. Che cosa faccio? Provo con un nuovo radiocomando a schiacciare la polarizzazione del drone e schiaccio anche quella del radiocomando. Questa volta però non la schiaccio più in questo senso, ma la schiaccio in quest'altro senso. Che cosa ci guadagno? Probabilmente ci guadagno sul fatto che se il drone mi gira intorno e il radiocomando si trova ad un angolo tale per cui il drone è sempre in linea, eccolo qua, anche se lui mi girerà intorno, il lobo di radiazione sarà sempre abbastanza largo. Eccolo. Sì, è vero che se mi alzo troppo perdo,
Ed è vero anche che se mi abbasso troppo perdo, ma a questo punto dirò all'operatore cerca di seguire un po' di più il drone. È anche vero che alla fine un drone di questo tipo, come il DJI Mini 3, non lo devo allontanare tanto, il radiocomando lo devo tenere in questa posizione, quindi cosa sarà più semplice? Stare a girarmi sempre o tenerlo più o meno così e lasciare il drone a una sessantina d'altezza d'altezza e a 100 metri? Bene, perfetto, ci sta perfettamente in linea. Poi il drone mi potrà girare intorno a destra e sinistra a quell'altezza e io non sarò costretto a girarlo perché il lobo di radiazione, eccolo qua, è questo. Vedete? In questo modo io non ho necessità perché alla fine prende. È chiaro che se il drone lo porto molto, molto più lontano, allora sì che si dovranno incontrare in maniera molto più precisa, ma parliamo di 2 km, 3 km. Lo sappiamo tutti che in realtà non si potrebbe andare fino a 2-3 km.